appena appeso la salsiccia al soffitto! Dove scappi? Oddio, l'ho ucciso! Tutto bene, signor Bugs Bunny, sotto acidi? Benvenuti ragazzi su Distanza percorsa 3 km. Sto gioco non ce l'ha un titolo sullo schermo. C'è solo un tizio con una si può muovere il braccio? No, vabbè, ma è fantastico. Scusatemi. Io non ho parole. Cioè, cos'è questo menu? Tralasciando che credo ci sia un problema di base con tutte le traduzioni in italiano di questi giochi, visto che Discord è diventato Discordia, che Sid è diventato Seme e che poi abbiamo fame, sete, tranquillo, calmo. Che vuol dire tranquillo, calmo? Cioè, se la tolgo il mio personaggio impazzisce e comincia a dare le testate sulla macchina? Le vogliamo fare leggermente meglio queste traduzioni? Grazie. Comunque, questo gioco si chiama The Long Drive, cioè la guidata lunga. Ed è un gioco dove ogni volta che spawniamo cambia il mondo. Cioè possono apparire UFO, possono apparire case giganti, pezzi di cacca, conigli strani e altre varie cose. Già ho paura, ma già lo adoro. La cucaraccia, papparaparapara. Questo sarà sicuramente un parente di Marcello. Tra l'altro ci assomiglia anche. Questa è casa nostra, ossia una bombola del gas, un letto senza cuscino con una giraffa sopra, una cucina e una televisione con la tastiera. Devo aggiungere altro? Va bene. Tra l'altro sulla scrivania abbiamo anche due salsicce, un pezzo di pane e dei pezzi di motore. Ma questo tizio dove vive? Nelle backrooms. Tra l'altro posso prendere la salsiccia e mangiarla. Ma è fantastico, ma che buona. Cosa vuol dire G Allega? Cos'è Allega? Ho appena appeso la salsiccia al soffitto. Signori, questo gioco è vita. Questo gioco è amore. Questo gioco è salsiccia. No, vabbè, ragazzi. No, voi non avete capito. Ovviamente la traduzione di mouse quale può essere? Premi E più topo. E più topo. E più topo. Apertura, chiusura fluida. Io sto impazzendo. E neanche mi drogo. Comunque non è possibile che il mio computer faccia 90 gradi anche con sto gioco fatto a poligoni. Ti prego, apri dell'acqua con E più topo. Devo lavare il computer. Presto. Va meglio? Mamma mia, sto per vomitare. Sono un imbecille. Sto cercando anche di capire i tasti perché... Cos'era quella roba? E perché a destra sono apparse una cacca e un water? Mi stai davvero dicendo che sto facendo la pipì? Sono sia confuso che sorpreso. Cioè davvero questo gioco va oltre i limiti umani. E questa, signori e signori, è la nostra macchina. Io sono sicuro che sta roba cadrà a pezzi, ammesso che riusciamo ad accenderla. Un attimo che do una pulita alla ruggine. Mai dire mai. Che vuol dire spingere e smontare? Cioè posso smontare la macchina? Ragazzi, ho capito il perché. Che noi aprire lo sportello? Smontiamolo. Non ci serve. Diamo una pulita al motore. Ragazzi, la macchina è diventata rossa. E io stavo spruzzando acqua sul motore. Io sto impazzendo. Vi prego, fatemi uscire da questo incubo. Ovviamente. Perché non mettere qui anche un fucile con i proiettili? Cioè, mi sembra normalissimo. Conserviamo un paio di cose nel cofano, che ovviamente non ci serve. E visto che questa macchina non è decappottabile, ovviamente la smontiamo. Ragazzi, ma dai, non potete farmi smontare anche le ruote. Ma come faccio a partire adesso? Ditemi che le posso rimontare, sono diventato anche un meccanico. Mi sono spaventato. Ho sparato con il fucile, ma non è uscito nessun proiettile. Fantastico. Ma poi tra l'altro cos'è quest'asse di legno che c'è sopra? Io non ho parole. Il video è iniziato da 10 minuti e io già ho trovato i segreti, gli easter egg, i bug. Non ha senso. Scusate ragazzi,
Ma cosa dovrebbe essere questo polipo infernale? Non dirmi che posso attaccarlo alla macchina, ti prego. Ma dove lo hai attaccato? Sul freno a mano. Oh, ma buongiorno. Ma sono nel bel mezzo del deserto. Ma io ho 4 minuti qui dentro e muoio. Non ho neanche l'acqua. Però ho un fucile che non spara. Ottimo, sono pronto a partire per il mio viaggio. Aiuto, oddio. Oddio, Need for Speed. Ma che driftata ho fatto. Ma è fantastico. Tra l'altro non so se avete notato Cosa è successo. È volata una ruota dal bagagliaio. Oh, ma ti vuoi fermare? Sta macchina cammina da sola. Ah, ecco perché. Perché non la sto guidando io. La sta guidando il mio fucile. Io non sto premendo tasti sulla tastiera, eh. Sta facendo tutto lui. No, 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 no. Non la riesco a controllare. Ce li hai i fari questa macchina? Quali sono i comandi di questo gioco? A me servono i comandi per accendere i fari. Non il comando rutto scorreggia. Un applauso. Un applauso ai creatori di questo gioco. Se lo meritano. Che bello! Ho trovato i fari! Finalmente! Perfetto! Peccato che la macchina non si muova più! Oh! Tutto bene? Si è già rotta! Non ho fatto neanche 20 metri! Ragazzi, io sono confuso, non capisco se sia un gioco di sopravvivenza o la sopravvivenza è quella che deve fare il mio cervello per non andare dallo psicologo! In che senso smontare? No, no, ragazzi! Ho smontato il contachilometri. Aiuto, aiuto. Oddio, no, 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 piano, piano, piano. Buono, buono, buono. Oddio, oddio, oddio. Sono vivo, o almeno credo. Sì, ma dove devo andare? Non c'è qualcuno a cui chiedere delle informazioni? Una via? Qualcosa del genere? Ragazzi, si è spenta la macchina. Rettifico. La macchina si è spenta e poi è andata a sbattere contro un palo rompendosi. È stato un viaggio magnifico. Dicevo, prima che la ruota si buggasse, è stato un viaggio magnifico. Sì, fantastico. Oddio, ma cambia anche la macchina. Cioè, cambia tutto. Questa volta mi è capitata quella di Mr. Bean. Tra l'altro è anche già pulita. Cioè, io direi di partire subito. Io, nel dubbio, una ruota di scorta me la porto. Cosa è successo? Ho smontato la ruota. Vabbè, diciamo che una ruota di scorta basta e avanza. Io nel dubbio porterei anche le salsicce. Mai dire mai. Ragazzi, ma lì c'è il relitto di una nave. E lì c'è un coniglio leggermente ambiguo. Ragazzi, quello non è un coniglio. Quello è il demonio. Ma poi cosa sta... Ma quanto è brutto! C'è completamente buggato! Ma guardate dentro quanto è bella questa ma... Credo di aver sparato con il fucile! Finalmente ho imparato! Tra l'altro lì ci sono altri proiettili! Magnifico! Andiamo ad ammazzare quel coniglio! Ma la mia domanda è... Posso metterlo sotto? Vieni qua, coniglio di Satana! Dove scappi? Oddio! L'ho ucciso! Oppure ha avuto un infarto! Due sono le possibilità. Ti prego, devi stare lontano da me. Ragazzi, ma è orripilante. Probabilmente neanche in un horror riuscirebbero a creare una roba così brutta. Nel dubbio, mi assicuro sia morto definitivamente. Ho dei seri problemi. Ma io amo buggare i giochi. Tutto bene, signor Bugs Bunny sotto acidi? Tutto a posto? Bugs Bunny, guarda! Ci sono i tuoi genitori! Fuori uno, vieni qua! Vieni qua, sotto le ruote della mia macchina! Oddio, oddio! Si stava rompendo tutto! Fuori due, missione compiuta! Sì, io dovrei premere il freno a mano. Potresti buggarti da un'altra parte? Per favore! Ragazzi, mi si è rotta la macchina! Non va più! Non va più la macchina! Cioè, ok che ho scaricato lì il cadavere di Bugs Bunny, però dai! Ma non si può essere rotta di nuovo! Ma dove le compri le macchine? Da Wish! E là? C'è nessuno? Per favore, potreste darmi una mano? Mi sono perso! Il cadavere del coniglio non ce l'ho messo io lì, eh? Io sono innocente, più o meno.
Oh, finalmente un po' di natura. Ma guarda che bella l'erba. È tutto più fantastico. No, buona. Ma è possibile che io debba sempre fare incidente? Ma sono proprio stupido. Infatti questo credo sia il paraurti della macchina. Cioè, ho perso i due fari. Vieni qua, stai buono. No, non posso smontare tutto. Perché hai smontato la targa? Ma sto tizio ha dei serissimi problemi. Lo posso rimontare? Perfetto. Ah, ok, non erano i fari. Meno male. Oddio, ma su questa torre ho trovato una Magnum. Ma che figata. Senza proiettili. Ma vabbè, dettagli. Questa volta dovrò arrivare il più lontano possibile. Posso farcela. Io credo in me e credo in questa fantastica macchina. Arriverò prima o poi ad un villaggio, una casetta, qualcosa del genere. È impossibile che non ci sia niente di niente. No, ti prego. Ma dai, ma è finita la benzina. Di nuovo. Ragazzi, la macchina sta andando da sola. Oh, ma forse non ho messo il freno a mano. Vieni qua. Dove stai andando? Aiuto. Al prossimo video.